abbiamo costruito insieme ha come scopo proprio quello di creare un archivio di testimonianze dialettali. E infatti Roberto Cerè è qua con noi perché anche Mille Colline, la rivista digitale che cura Roberto, fa parte di questo progetto, anzi è stata un po' sua l'idea, diciamocela tutta, di fare dei video, proprio perché il dialetto è parlato. Sì, è vero, il dialetto si scrive e il dialetto si tramanda anche in forma scritta, ma è bello sonorizzato, giusto Roberto? Bisogna sentirlo per capire anche proprio tutte le inflessioni e la ricchezza di questa lingua. Albesti agli alberni copia. Allora, quanto si incaveva ora, l'altro la mutleva, a che sei scherzo, non è, preciso. Tutti presenti, ringrazio la Fondazione Roba di Bentivoglio che ci ha coinvolto in questo progetto, del quale appunto ci siamo fatti promotori anche noi, nel senso che quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è stato comunque di raccogliere una testimonianza, in questo caso è scritta, è una cosa che rimane, come rimarranno i filmati che verranno raccolti durante queste serate, e proprio con l'intento di voler salvaguardare quello che ancora c'è e quello che vogliamo tenere ben in memoria del dialetto. Mi impresteva a te che io da talè la te che quanto lo talà a valtorna talè. Una delle cose importanti che si può leggere tra le righe è che, per esempio, abbiamo parlato tanto di questi braccianti. I braccianti quasi tutti avevano addirittura dei figli adottati in casa. Sì, sì. Perché il senso di solidarietà e di accoglienza che c'era a quell'epoca noi ce lo stiamo scordando. Forse dobbiamo anche ricordare queste cose qui proprio per essere più disponibili verso gli altri, per integrarci di più. Poi c'erano anche dei soprannomi che rappresentavano delle situazioni dal punto di vista fisico anche singolari, per esempio c'era Pessinaria. Ospitali invece, che sicuramente conoscete, è qui perché insieme appunto a questa raccolta noi presenteremo anche due libri, in particolare uno, Il dialetto bolognese della Valsamoggia, che è stato scritto da Silvio Montaguti e che raccoglie molti vocaboli, appunto, è un dizionario dialetto italiano che raccoglie molti vocaboli in dialetto e ha anche la traduzione in italiano. Balancei, cos'è un balancei? Era un cavallo sussidiario che veniva attaccato a quelli d'ordinanza perché non gliela facevano, quindi andavano a chiedere aiuto e arrivava un cavallo, diciamo, di più in supporto. Calzidrot, cos'è il calzidrot? È la il secchio del muratore, al calzai, dal calzidrot. Niente, siamo molto felici di poter portare avanti questo progetto, il cui obiettivo finale è creare un archivio digitale del dialetto della Valsamoggia. Signora Maestà, dei gialloni non ne ho catato, perché dove sono andato c'erano solo dei giarablini. Queste erano le partite che se le scrivi non rendono, se le racconti invece diventano. Tutti questi frammentini di parlato noi li andremo a mettere in un archivio digitale su computer e saranno sempre disponibili presso la Mediateca di Bazzano e presso l'Ecomuseo di Castello di Serravalle. Cioè sarà qualcosa che verrà conservato. La Historica Un Po' è nata nel 1933 per allestire il carnevale a Castelletto e poi è diventata compagnia teatrale. Ah, se per questo mica è Bastian e gli accascuri di calmica!
Adesso scendiamo, no? Dal castello di Saravara andiamo a Pasano. Pasano ce n'è. Ce n'è. Solo che mentre, quando stava per parlare si sente una voce potentissima dall'altra parte che dice: testa se che ti vi più a pora dal badil che di apparecchio.